Signore e signori, eccoci qua ritrovati. Io sono Trenas, qua sempre affiancato dal carissimo Kerrin. E siamo arrivati al secondo match di questa finale tra Gamer Legion e Agorog, con degli Agorog spettacolari in apertura. Sì, Agorog molto convincenti, tra l'altro su degli elementi difficili da proporre. Ancora una volta gli Agorog tornano a giocare un meta vetusto, tornano con quell'Ezreal. Prima trionfano ieri con Aphelios, oggi con Ezreal. Non sono campioni fuori meta, sono campioni che se vogliono essere utilizzati al 100% del potenziale, devi picchiare duro, e gli Agorog hanno picchiato abbastanza duro. Sto puntando col pugno sul tavolo per un motivo. Punti. Voglio Varus. Così violenta. Punto. Da indicare le persone con i pugni. Ok. Voglio Varus allora adesso. Se volete essere dei boomer, allora andate per Varus da letalità. È il momento. Non succederà mai, però. Vedo più Gamer Legion propormelo mid, un Varus, onestamente. Però no, in un universo in cui esistono campioni come Kog'Maw, come Senna, ci sono alternative a tutte le forme di Varus che fanno quello che fa Varus meglio. Molto meglio. Comunque, Agorog li abbiamo visti molto convincenti nel primo game. Zanzara continua ad applicare una pressione gigante. Molto bello il fatto che abbiano trovato contemporaneamente il comfort di set col setup di Orianna e l'aver tolto a Wisdom quel pick con il quale ieri... non dico abbia vinto una serie, ma senza ombra di dubbio è stato uno dei capisaldi sui quali i Gamer Legion si sono poggiati per la remontada che li ha portati a battere i loro avversari. Agorog inoltre hanno giocato generalmente meglio la gestione del tank da corsia superiore. Sion era molto più presente, Ornn ha provato gli inserimenti dalla distanza e l'idea comunque dei Gamer Legion c'era, perché tu avevi una composizione che poteva triangolare in tempistiche molto più anticipate di quelle dei tuoi avversari, perché Sion comunque deve lanciarsi in faccia agli avversari, Ornn può intervenire dalla distanza con l'evocazione del dio della forgia, idem la differenza tra la suprema di Ezreal e la suprema di Jhin. Abbiamo visto quell'assedio sulla corsia centrale dove prima di mandare tutto alle petunie i Gamer Legion avevano trovato una buona apertura col setup dal fianco di Jhin, solo che non aveva coperto un angolino di corsia e gli Agorog si sono riparati tutti lì per poi andare a vincere il teamfight, prendere due torri, insomma il resto è storia. Agorog non devono neanche proporre qualcosa di nuovo, per loro basta continuare a giocare standard, giocarlo così bene e continuare a vincere. Mentre Gamer Legion, frase che abbiamo già detto ieri, prima di vederli rimontare nella serie, devono rinnovarsi. Devono inventare una soluzione, ma è stato proprio questo il bello di Gamer Legion nella loro totalità del viaggio, del percorso all'interno degli European Masters. Si reinventavano contro gli stessi avversari che dovevano affrontare, che fosse una serie, che fosse l'andata e il ritorno di quello che è stato il group stage. È stato bello vederli capire come incastrarsi bene nelle debolezze degli avversari, come esatto. Aver studiato, dice ok, questo è 1, 2, 3, 4, noi attacchiamo qui. Troviamo il modo di far funzionare le nostre draft, troviamo il modo di proporre il nostro stile di gioco, sì. E ci adattiamo, va bene così, perdere un game non è un problema, soprattutto in una best of 5, in una best of 3 è già più pericoloso, in una best of 5 un game dici vabbè il primo è dei bimbi, roba easy, dai recuperiamo, scialla, un bel reverse sweep e andiamo subito alla carica verso la vetta. Ma per recuperare bisogna prima entrare in partita e prima di entrare in partita bisogna draftare, quindi eccoci in selezione campioni con i Gamer Legion di nuovo Blue Side. Non mi stupisce affatto Agorog che a questo giro vanno subito per il ban di Heimerdinger. Gamer Legion anche a questo giro vanno a bannare le stesse cose. E Karim adesso? Niente di diverso per Gamer ora. Legion... Per un attimo ero convinto fosse Ziggs, per quello avevo aperto in questo modo. No, te l'ho detto, secondo me Ziggs è molto gestibile in questo meta. Ziggs puoi giocarci intorno ed è molto più difficile giocare intorno magari ad un Vel'Koz che a un Ziggs. E quindi Agorog, se vogliono bannare di nuovo Vel'Koz in seconda rotazione, cosa che confermano con il ban su Graves, si torna adesso su Ornn. Vorrei vedere la stessa draft di prima con B3 Vel'Koz al posto di B3 Jhin. Ok, quindi proponi il mago. Infatti gli Agorog rispondono con la stessa identica draft di prima. Orianna e Sett selezionati insieme perché sono una combo troppo efficace. Gamer Legion ripropongono Kindred dalla giungla e vanno subito per Kog'Maw. Davvero? L'over di Nunu mid, sempre. L'over di Nunu mid, il memino. Oh, davvero vuoi riproporre su Jhin dopo quel game? Questa è a dir poco strano da parte di Gamer Legion. Okay. Oh, questi sono i Gamer Legion che conosciamo.
tra l'altro l'educazione CVD, di... come volevasi dimostrare l'educazione di rispettare quello che è lo script da parte dei Gamer Legion. Come ti dicevo, la stessa draft di prima con Velkoz B3 proprio. Wow, davvero, io pensavo almeno avrebbero cambiato l'ho cucita tiratore. Questa schermata però. E va bene così. Ok, questo è curioso a dir poco. Mi sarei aspettato un terzo pick diverso a parte gli Agorog. Dopo aver visto Velkoz magari volevi proporre qualcosa di più sicuro. Beh, più sicuro di Ezreal in effetti c'è veramente poco. L'Arcane Shift è uno strumento difensivo così potente, ma gli Agorog sono intelligenti. Vedono Velkoz, bannano immediatamente Jace. Non vuoi il doppio fulcro di Arras dalla distanza. E adesso banni Lucian o Irelia? Perché l'altro pick verrà preso da Knight. Banni Irelia e mandi Lucian top contro Ornn. Quello il sarebbe twistone di proprio pazzesco. Quello sarebbe molto twistato. Però sì, adesso gli Agorog devono tenere a bada Knight. Bannano Galio invece. Ok, Galio Kindred. Capisco l'idea. Capisco l'idea. E Wisdom potrebbe proporlo. Hanno già proposto Galio bot lane insieme. Cos'era? Zilean, se non ricordo male. Era Zilean, sì. Galio? Sì. Quindi comprensibile questa tipologia di ban. Bannano Malphite. Ormai bannato come quinto ban in moltissime delle draft di questo U-Masters. E nel vedere Malphite trionfare ieri, nel vedere l'ignoranza di quel campione trionfare con le sue supreme rocciosissime, sì, effettivamente mi piace vederlo bannato, perché è un'opzione generalmente solida che, se sai già che corsia andrai a affrontare, è comodo inserirlo. Così come Gangplank in realtà. Ok, Gangplank topside. E adesso i Gamer Legion potrebbero dire voglio Lucian mid, voglio Lucian top. Perché Lucian top sarebbe un bel counter di Gangplank. Sarebbe una laning phase infernale. Irelia come appunto voleva si dimostrare. Overata, Knight la locca. E adesso per Wisdom Set non è disponibile da mettere di fianco a Velkoz. E penso a questo punto Gragas potrebbe essere una buona opzione. Possibile, assolutamente. Per giocare sul doppio danno magico. Come contesto sulla idea di Lucian che avevo avuto prima, era semplicemente perché Ornn andava mid e Lucian sì, top. Sì, sì. Per chiarire, prima che qualcuno gli venga il dubbio che sono pazzo. No, no, Ornn può andare mid, ragazzi, quindi era una contestazione assolutamente legittima. Ma non per Nautilus. Gragas non gioca particolarmente bene contro il pattern, con il pattern di Velkoz, e quindi ci sta andare per qualcosa del genere. Brevissimo over su Zac, ma alla fine Leona Ezreal, high kill potential su Velkoz, può ingaggiare su di lui dalla distanza. E Yharnam, capisco l'idea che quando gioca Maghi gioca sempre di teletrasporto, perché vuoi quella pressione di mappa, specialmente nel mid game dove Yharnam diventa quasi un secondo mid laner itinerante. Ma giocare senza purificazione contro Leona post livello 6 sarà pesante. Si affida molto a Wisdom e alla sua capacità meccanica. Abbiamo già visto in passato come Wisdom con campioni di questa tipologia riesce a sfruttare i suoi controlli non solo per aggredire ma anche per difendere, per dare lo spazio necessario a Yharnam. Quindi Trimby dovrà un minimo faticare, ma se riesce a creare il setup giusto, se riesce a trovare l'occasione, l'angolo ideale per bloccare quel Velkoz del tutto, o lo renderà una facile preda. Semplicemente post livello 6 aspetti la suprema e metti giù la tua fiamma solare, lo blocchi sul posto, ne neghi il danno della suprema. Ti e piace poi il sole? Sì, hai un facile ingaggio. Tra l'altro Velkoz è letteralmente un occhio e basta, e la luce solare diretta fa particolarmente male all'occhio scoperto. Perché non fa un danno pure in più come interazione? Cioè, è una, così volta, una volta c'erano queste cose, sì. Ma adesso non più. Non più. Signore e signori, invece non più in draft. Adesso ci troviamo sulla land degli evocatori per il secondo match di questa serata. Gamer Legion ancora una volta blue side e Agorog red side. Eccoci qui signori, ma non gli hashtag. Riusciranno i Gamer Legion a riportare la palla al centro con l'1-1? Allora hashtag GLWin. Se pensate che saranno gli Agorog ad andare subito a match point per aprire la serie, allora hashtag RGOWin. E il tuo hashtag a chi va? Me lo devi chiedere per contratto, ma come già detto è una finale. Voglio lasciare al destino decidere tutto. Oh, magari ti distrai, non te ne accorgi che lo dico, rispondi meccanicamente. Oh, un uomo deve pur provarci, no? Sono d'accordo, sono d'accordo. Comunque, stavamo dicendo, con come si stanno distribuendo per adesso le risorse in early game. La visione è identica a prima. La visione è letteralmente lo specchio della partita precedente, con i Gamer Legion che però si trovano stavolta un lume in mezzo ai piedi qualora vogliano puntare al late invade. Quindi la visione difensiva dei Gamer Legion è rimasta invariata. La visione degli Agorog si è evoluta con questo lume per impedire quello che è successo nel game di prima.
per impedire a Rubble di power farmare e basta. Con una differenza, Rubble si sposta immediatamente per il lato superiore, sembrerebbe lama becchi, quindi niente spostamento sui Krug, niente spostamento per l'invade. Sembra avere una chiara idea. Proprio perché non può invadere stavolta e quindi decide di giocarsela nel modo più sicuro possibile. L'idea non è malvagia per adesso. Inoltre il resto della mappa gioca abbastanza tranquillo. Abbiamo Shigenda, che tanto è un gangplank contro Ornn, quindi Shigenda praticamente vede un punching ball, vede una pignatta dalla quale colano HP gratis. Che pignatta fantastica, una pignatta dalla quale cola vita. Vita grezza. Immagina di poter sparare a qualcosa di inanimato e ottenere anni di più di vita. Fantastico. Ah, doveva essere inanimato per... Oh. Comunque, ti lascio gastare questa cosa perché ho fatto un... Vabbè, dopo la serie ci penso. Puoi rimediare dopo. Sulla corsia superiore, subito costretto sotto torre, cerca di stallare. Che bel duetto. Knight sui rally è sempre uno spettacolo a guardare. Vedere Jekolad che deve tornare a casa o attivare semplicemente tutte le sue pozioni e anche magari un biscotto, giusto perché sei basso in salute. Beh, Irelia se la gioca bene contro i campioni da gittata, ma questa non è una novità. Shigenda vede Kindred. No, non connette Fonso con la testata, che peccato. È stato un bel timing da parte di Shigenda sull'attivazione del barile. Ricordiamo, quando fa esplodere un barile, Gangplank ottiene un minimo di velocità di movimento. Oh, sta rischiando grosso. Knight, livello 4 tenuto. C'è tutti Zanzara lì sulla corsia centrale. Vogliono andare a picchiare pesantemente Irelia e non ha via di scampo. Zanzara ci sta provando, sta rischiando grosso. E alla fine primo sangue per Leona. Oh no. Ricordi quando le risorse tutto quel tempo? Irelia aveva totalmente a caso danni extra sugli scudi. Ah, che divertente che era. Aveva tipo 8 meccaniche in più di adesso, un disarmo ad area sulla Suprema, danni bonus sugli scudi. Vabbè. Comunque, al di là del ricordare l'oscuro passato del bilanciamento di Irelia, qui la prima uccisione è andata su Trimby. Questo non è una cosa positiva. Sono 400 gold che volevi mettere su un carry, che fosse Zanzara come tank carry o Jekolad con la sua Orianna. Non sei felice del risultato finale. Il fatto che Zanzara avesse preso risorse in early game nella partita precedente è quello che ha permesso a Zanzara di rimanere competitivo nei confronti di Rubble, che adesso va di nuovo ad aggredire Shigenda. Addirittura flashare in avanti da parte di Fonz è stato un po' esagerato. Ok, hai preso il flash di Shigenda e quindi dici vabbè, uno scambio alla pari. È vero, ma adesso Zanzara è topside intanto. Non è stato spottato, teletrasporto in profondità, vogliono baitare Kindred. Sanno che Kindred se n'è andata, sta rischiando Fonz. Mi sa che però l'hanno visto per un istante Zanzara. Adesso eccolo lì, sì, okay. Infatti Fonz piazza subito. Figliolo, le facce sfasciate hanno una bella gittata. Hai appena perso HP a gratis, perché? Ah, il teletrasporto. Voleva comunque tornare in base, secondo me. E cercava di stallare più in profondità possibile l'ondata per rallentare l'avanzata di Gangplank. L'idea non era malvagia. L'esecuzione poi sembrava un po' più triste di quello che è stata, ma... Vedere Trimby che passa il grosso del suo tempo verso la corsia centrale, nemmeno sulla corsia centrale, ma verso quella direzione. Continua a cercare di dare un po' di apertura a Jekolad, dare fastidio a questa Irelia. Ogni singola volta. Il punto è che Jekolad sulla corsia centrale lo trovi comunque tranquillo con Orianna. E è Irelia che vuole proporre. A differenza di una corsia inferiore, dove adesso si combatte. Flash in gauge di Trimby. Rubble prova a sfuggire, ma non ce la fa. Questa è un'uccisione per Vulight. È molto diversa. Sì, va benissimo così. Inoltre hai arrestato l'avanzata di Rubble, che stava provando a iniziare ad impostare il suo pattern di power farming. C'è stata una triste interazione. Il mio verso di dolore simile a disgusto che ho provato prima era perché effettivamente le facce sfasciate di Zanzara avevano allontanato Rubble dalla lama dello Zenith, ma poco importa. Occhio, Orianna. Decidono di non andare. Guarda l'ondata di minion. È livello 6. Irelia perderebbe troppa farm e troppo tempo. Vero. E Nautilus livello 3, diciamo che non subisce molto bene un'intera combo di base di Orianna. Che per carità, non ha tanto potere magico, ma sono 3 livelli di distacco. Poca resistenza magica, almeno per ora. Ma è normale che sia così. Sono i primi livelli. Rubble continua a cercare di proporre su questa top lane, ma è costantemente sotto visione. Rubble si sta facendo una doccia di lumi dall'inizio di questa serie. Ahia, beccato, e Gangplank a priorità topside, quindi per Zanzara questo sarà un facile largo granchio.
Trimby non vive botlane, proprio abbandona Ezreal, dice: senti zio, buona fortuna contro due persone, tanto sei Ezreal, se muori tu è colpa tua. E appunto quando giochi con Ezreal è uno dei vantaggi principali, il poter lasciare Ezreal a farmare al sicuro, gittata sotto struttura comunque che gli permette di giocarsela alla pari contro Vel'Koz, e mobilità che impedisce a Vel'Koz di chiudere con il suo singolo controllo forte nel kit di base. Yharnam ha tanto wave clear in più di Ezreal, e questa è la cosa che sta portando la priorità che vediamo a favore dei Gamer Legion. Yharnam ne approfitta e si raccoglie anche la... non raccoglie la placcatura! Per un soffio non riesce a prenderla. In tutto ciò, il vantaggio più grosso non è soltanto che Ezreal sta farmando, ma sta ottenendo esperienza in solitaria. Ezreal è molto dipendente dai livelli, e arrivare in mid game con questo spike in più è solo che comodità. E in tutto questo però Vulite è in deficit di esperienza con Yharnam, quindi anche Wisdom deve aver passato tanto tempo in giro per la mappa. Questo anzi, sì. Se vedi il livello di vantaggio di Trimby verso Wisdom, in realtà è Wisdom che ha passato più tempo lontano da una fonte di esperienza. Vanno per il drago, Zanzara vuole contestare. Giustamente, però a livello 5 arriva la Superman di Rihanna, X-Flash da parte di Trimby, Knight che sta rischiando, e alla fine Gangplank dalla top lane è riuscito a rubare tutto. Orianna adesso va a immobilizzare Rubble e Knight, volano i flash uno dietro l'altro e Cecolad alla fine si prende l'uccisione. In tutto questo si prendono... le emote con le arance mangiate, magnifico, magnifico. Clean. Grazie. Come Mastro Lindo, davvero. Shigenda qui con la Suprema dalla base, non era neanche in top lane indaffarato, era già tornato in base, si è seduto, ha preso i suoi oggetti. Guardalo lì Gangplank, felicissimo che sta osservando dal proprio televisore la scena intorno al drago. Sbarramento d'artiglieria, la punizione a quanto l'ha lasciato? 149 HP. Uff. Neanche pochi in realtà, quindi ok. Però è arrivata... non è, può essere la figlia della morte, no? Perché ho visto 203 danni puri, ma erano quelli del pugno di Seth, quello dei pugni nelle mani. Lo smite l'ha usato. E alla fine niente, è andata così. E in tutto ciò Zanzara nel frattempo, mentre stavamo guardando il replay, si è preso un messaggero della Landa. Zanzara sta davvero giocando bene. Mamma mia, che pressione di mappa allucinante. Vedere 2000 gold a 9 minuti è a dir poco strano. Con la differenza che rispetto alla partita precedente gli Agorog hanno Gangplank in corsia superiore, quindi l'hyperscaling è molto più offensivo di quello che vedeva solo Rihanna come fonte di danno sulle parti tardive. Non che Ezreal non sia una fonte di danno, è che più va avanti la partita e più risulta più legato all'utility con l'Iceborne Gauntlet. Fa danno, però... è più fastidioso. Non che è danno da late game, è un Ezreal da conquistatore e non da tempo letale. Ormai la discriminante tra le fasi di gioco di Ezreal viene imposta principalmente dalla runa più che dalla build. Io amo vedere Irelia, ma ogni volta penso: o questa Irelia distrugge il game da sola, o questa Irelia perde il game da sola. E purtroppo ho paura di vedere la seconda Irelia. Ma aspettiamo, Knight. Ricordiamo la sua splendida Irelia nell'ultimo game contro gli LDLC. Pezzo forte in arrivo, arriva rallentamento su Yharnam, le facce sfasciate li bloccheranno tutti e due. Yharnam cade per Zanzara e non c'è via di scampo adesso per la struttura bot side. Forse, perché con l'aiuto di Kindred potrebbero provare a difendere. Oddio ripetermi, ma questa partita è perfetta. Ancora una volta gli Agorog stanno giocando al limite meccanico permesso dai loro campioni, stanno veramente cavalcando lo skill ceiling, sono lì sopra al tetto, non si lasciano fermare da quel tetto. Viene alla fine conquistata la placcatura, non serve neanche utilizzarlo adesso il messaggero, hai fretta di rimuovere anche il Gromp marchiato per rallentare ulteriormente Rubble. E mio Dio, gli Agorog pazzeschi, davvero davvero fuori di testa. Knight in roaming sulla corsia superiore, sta cercando qualcosa. Sulla mappa deve iniziare ad agire, deve iniziare a creare un vantaggio da qualche parte. Devono fare qualcosa. Sì, per favore, Gamer Legion, agite! Lo so che suona brutto perché dice sì, grazie per il commento molto tecnico e per questo insight specialistico, però sì, i Gamer Legion devono semplicemente fare qualcosa, devono iniziare a mettere un piede, uno, su questo tabellone. Non hanno kill, non hanno torri, non hanno niente, non hanno draghi, hanno una gold deficit di 3200 unità all'undicesimo minuto. Nella partita di prima almeno l'early game era un minimo più combattuto. Non comprendo proprio. Non capisco questa differenza di ritmo. Ok, hai Vel'Koz bot side e quindi vuole arrivare al suo primo oggetto prima di provare a combattere in maniera convincente. Idem Irelia.
Però questo è adesso, un calo di ritmo troppo esagerato. Il problema è che gli Agorog sono un team dannatamente forte. Sì. A volte succede anche questo su League of Legends, che il team migliore vinca. Quando non gufo con gli hashtag, succede solo quando non gufo con gli hashtag. Al di là di tutto, gli Agorog sono davvero troppo solidi. Sono quelle partite dove tu vedi il loro gameplay e cerchi di sforzarti ad analizzare la situazione dicendo che cosa potrebbero fare gli Agorog per uscirne. Pronto, X-Flash, arriva qua l'ingaggio, perdonami se ti interrompo, ma Zanzara vuole a tutti i costi sangue, vuole la vita di Yharnam, vuole gli stordimenti, i pugni nelle mani che distruggono la faccia di Vel'Koz e regalano a Killa Trimby, che subito immobilizza Rabola, arriva la Supremo di Riala per salvare Zanzara! Si salva per un soffio e la trova la double kill Orianna. Ma che Orianna? Leona una double kill e ora cerca pure il inseguimento, forse un po' troppo arrogante, ma viene salvato da Cecolad. Ok, li stanno massacrando. Questa è violenza gratuita. Gold lead di 5.000 unità al 12° minuto. Leona è 3-0-2. Sera. Quindi Leona è letteralmente il membro più fidato degli Agorog. Con la pressione del messaggero in corsia centrale, cioè Colad andrà per la quarta placcatura. In corsia inferiore Ezreal abusava della gittata, continuando a premere ondate sulla struttura dei Gamer Legion. L'oro parla da sé, c'è troppa differenza ovunque. Ah, ed è Shigenda a prendere il primo mattone in tutto questo. Assurdo. Ok. E il drago della nuvola, e l'arrassimbo. Cioè, Leona può andare per la virtù della triade a questo punto. Dice, vabbè, a sto punto con tutti sti soldi. Guanto del gelo, sei un supporto, devi rallentare. Ok, comprensibile. No, va per la build a support. Trimby ci crede fino in fondo. Li stanno davvero distruggendo, Yharnam ne approfitta. Oh darn. Sai, è passato così tanto tempo che c'è gente che non conosce Lord Darn. Siamo così vecchi. No, dai, non puoi non conoscerlo. E invece gli spasi epic moments. Rivediamo il tutto. Zanzara, Hexa Flash, viene immobilizzato dall'ancora, ma non importa. Concatenamento di facce sfasciate e fiamma solare. Da lì in poi Zanzara inoltre si salva, e per miracolo, perché era stato rallentato dal marchio di Rubble. E Rubble ha trovato tempo, ma non la kill. Doppia uccisione di Trimby, poi è davvero la firma d'arte. Non la si può definire in altro modo. C'è Colad qua che Rubble, va per l'1v1 contro Rubble. Lo vince, ringrazia gentilmente per il buff donato. Sta arrivando anche Double Ezreal. Buff delivery, questo è stato proprio... Ti corre in faccia e via. Viso, ma almeno riesce a schivare il rallentamento da parte di Trimby. E adesso cadrà a breve. 3-2-1. Lama dello Zenith. La scossa di assestamento non ti salva dalla furia di un'Orianna. Con la... Oh mamma, davvero. Bacchetta dell'Arcangelo. Quella. Il preabbraccio serafico. Zanzara, di nuovo lui. Giustamente, almeno il pezzo forte finisce sotto torre. Ma non c'è via di scampo dai danni di Ezreal e Zanzara combinati. Pugni nelle mani, mitighi il colpo di torre. Grazie, arrivederci. Li stanno distruggendo. Ma Poretti, sono a 9.000 gol di vantaggio a 14 minuti. Questa partita è già finita. Sì. Stiamo solo vedendo un triste massacro. No, mancano 10 secondi, dai. Beh, siamo 10-0. I Gamer Legion non hanno torri, i Gamer Legion non hanno kill, non hanno draghi. E adesso Knight viene divato. Forse non hanno neanche Knight a breve. La manda la vanguardia per prendere tempo, ma non ce la fai, non riesci a tankarti tutto questo danno in arrivo. Il knock-up da parte di Ornn è totalmente a vuoto, ma almeno Yharnam riesce a vendicare il suo compagno e prende la prima kill per il suo team. Riprendendosi i due buff, tra l'altro, che Rubble aveva consegnato a Cecolad, quindi almeno chiudendo il ciclo di quei due buff che stanno davvero facendo il giro della landa. Oh no, Rubble! Rubble è totalmente tiltato all'early game. Non c'è via di scampo per lui. Però Shigenda sta subendo un bel po' di danni. Il flash parlé autoattacco potenziato. Dicevi su Shigenda? Shigenda, sì, no, stava subendo un sacco di danno. Sì. Certo. No, ha subito un sacco di danno prima di annichilire completamente Rubble. Rubble aveva il riposo dell'agnella, semplicemente non se lo aspettava tutto quel danno in ingresso. Gangplank ha una virtù della triade ed è a metà della danza della morte. 16 minuti di partita. Io
nel primo game ero dico, ok, questa sarà una serie bella combattuta. Adesso sono al secondo game a guardare e pensare I Gamer Legion devono prima cedere il maggior numero possibile di game all'interno di una serie per poter prendere l'underdog buff. Quindi Gamer Legion, loro non vincono le prime partite, loro reverse sweepano le partite. Trimby ha inoltre un controllo di visione gigante, 42-22 il vision score tra i due supporti. Ormai la partita è andata fuori controllo. Vedere 9000 gold di vantaggio sul tabellone. Oh no, figliolo, sei sotto visione, stai per essere hard ingaggiata. Arriva la Suprema di Leona, fantastica. Il lockdown è perfetto. Gamer Legion che vedono Knight cadere di nuovo per mano di Trimby. Trimby, basta, per favore. Overfed Leona, 4-0-4. Le sta prendendo tutte per sé. Non fosse che nel frattempo c'è Orianna 5-1-4, per adesso Trimby si mantiene comunque uno dei campioni con più risorse della sua squadra. Best support ever. No, serio, Trimby è stato veramente pazzesco in tutta questa partita. Tutti gli Agorog, perché sì, in effetti, voglio dire... Sì. Ancora una volta, pattern di visione profonda perfetto, Rubble viene non solo negato ma stavolta viene anche tiltato, perché abbiamo visto delle azioni tipo il tentativo di 1v1 con Orianna o con Gangplank. Sei due livelli sotto a quei campioni e cerchi di combattere, non hai risorse, hai una gemma del guerriero e Yharnam può cercare quanto vuole di fare il bello e il cattivo tempo, ma probabilmente morirà. Ingaggio da parte di Trimby, pezzo forte, non ha via di scampo ancora una volta. Cecolad si prende un'altra kill per sé. 11.000 gold di vantaggio a 17 minuti, questo penso che sia record per EU Masters, ne cercherò poi conferma nelle statistiche ufficiali. Knight almeno è riuscito a piazzare quel duetto impeccabile per salvarsi, sono alle torri interna a 17 minuti e 50. E Trimby, la Leona overfed, vuole lanciarsi in avanti, il bullo esplosivo è lì. Eccoli! È il momento di combattere sotto la torre avversaria, tanto te lo puoi permettere. Arriva Lega Magie, un ultimo colpo, eccolo qua, Cecolad ormai dive alle persone ed è un Orianna. 18 minuti, viene conquistato l'inibitore, Agorog 15-1. Il messaggero, voglio il balletto, devono farcela. Fonz adesso che va a ingaggiare, cercherà di mitigare il danno in entrata da parte degli Agorog. Zanzara però quanto riesce a fare, c'è lo stordimento dei danni di Fonz. Niente balletto, vediamo, perché c'è ancora l'opportunità, c'è ancora la chance. Io ci credo, il balletto potrebbe arrivare. No, lo smite! Rubble, perché ci hai privato del balletto? 18 minuti e 37, i Gamer Legion si trovano a veder cadere la prima torre del Nexus. La gold lead 17, scusami, 13.000 unità. Irelia sta provando il miracolo sul fianco, ma però si vede uno dietro l'altro gli avversari che possono facilmente ingaggiarlo e Niagorog, anzi, risponderanno a tono. Cecolad è arrivato e Ezreal potrebbe provare a aggredire dalla distanza, ma decide un po' di arrasse e via. Mamma mia, che violenza inaudita. E... Knight schiva, ma non arriva il duetto impeccabile, attenzione! Sta rischiando, c'è almeno la visione attraverso il muro. No, dai, Trimby che trova le 5 uccisioni di fila! Ma insomma, arriva l'allentamento dalla Suprema di Gangplank. Yharnam sta rischiando grosso con Zanzara che non trova il pezzo forte per un soffio! Sto godendo tantissimo nel vedere la Leona Rappel di Trimby, che va a utilizzare la Suprema per provare a salvarsi. Intanto Orianna cancella l'ondata di minion. Ezra l'ha quasi cancellato con l'aiuto di Cecolad. Anche Fonz che cade adesso. Stanno correndo dentro la loro base e proprio li pestano. Li pestano. Super minion sulla corsia superiore accompagnati da Shigenda. Ormai la partita sta per giungere alle fasi conclusive. Quando parlavamo di perfezione, questa partita da parte degli Agorog rasentava l'indicibile. Zanzara è fuori di testa con Seth, davvero fuori di testa. L'unica cosa che mi rende triste è che Leona non è tornata a spendere l'oro di quelle 5 uccisioni guadagnate. È assurdo. E quindi non sapremo la full build di Leona quale sarà, ma sappiamo che in 20 minuti gli Agorog sono a match point. Gli Agorog hanno distrutto questa partita, non hanno dominato soltanto i Gamer Legion, hanno proprio dominato la landa. C'è un messaggero, lo picchiavano. C'era un drago, lo picchiavano. C'era una torre, la picchiavano. Ogni cosa che capitava sotto tiro, che potessi premere il tasto destro per autoattaccarla, veniva brutalmente distrutta. Gamer Legion, se in questo momento si girano dietro di loro, vedono tutti gli Agorog che picchiano qualcosa nella loro stanza, di inanimato. Assolutamente siamo contro la violenza fisica, ma... Tanto dopo controlli quando sei a casa. Lasciamo stare. Per quanto riguarda i Gamer Legion, se la prima sconfitta è stata cocente,
questa è stata proprio da wipe up mentale. Questa è stata una lobotomia, non è stata una vittoria. Questa sì. È stata da parte degli Agorog violenza spicciola dal minuto 1. Hanno letto ogni singolo movimento degli avversari e l'hanno trasformato in un'occasione per prendere kill. E darle a Leona, spesso e volentieri, il last hit di lama dello Zenith attraverso il muro su Knight e la sua Irelia è stata semplicemente arte. Agorog, avevamo detto che comunque erano il team che si presentava come più convincente in questa serie. Avevamo detto che i Gamer Legion, sì, underdog buff, ci si scherza tanto, ma alla fine rimangono gli underdog. Già l'arrivare in finale li vedeva come underdog. Ma mio Dio, questi Agorog. È assurdo, qua Gangplank che è riuscito a ottenere di suprema. Questo non ho veramente capito come sia successo. Ah no, Kindred aveva lo smite disponibile. My bad, l'ha utilizzato dopo su un campione. Quindi quando noi l'avevamo visto in ricarica era perché aveva smiteato Cecolad nella speranza di sopravvivere. Sì, certo. Qua Zanzara semplicemente ha avuto il setup gratis da parte di Wisdom. Purtroppo c'era poco da fare. Una volta che Hexa flashato, avevi a tua disposizione la velocità di movimento extra della K della nuvola. Il fatto che la K della nuvola interagisca così bene con l'Hex Flash, tra l'altro. Per i jungler significa avere a disposizione costantemente velocità di movimento extra. E guarda Trimby, l'assoluto pazzo uomo, si lancia sicuro della protezione di Orianna, permette a Orianna di prendere un'altra kill su Nautilus. E qua il secondo barile da parte di Shigenda. Knight qua che è saltato attraverso Zuck. Il muro. Ma Trimby subito gli taglia la testa. E ha quasi preso il red. Qui Trimby ha anche quasi negato il red a Ezreal. Kindred. Avesse fatto anche quello, sarebbe stato lo smacco definitivo. Rubble l'avremmo recuperato in terapia se gli avesse rubato anche il red. Fons, per quanto fosse la frontline, Cecolad non lo poteva proprio tankare, ma qua il game era già andato del tutto. Era un vantaggio così spropositatamente fuori di testa. È qualcosa che non vedi spesso in competitivo, match del genere. Li vedi quando magari sei dentro un RL, dici ok, c'è il primo classificato e l'ultimo classificato. L'ultimo classificato è letteralmente un punto gratis. Ma anche stomp brutali. Anche in quel caso non vedi qualcosa di così violento. Questa è stata... Vero. Ieri c'è stato qualcosa di così violento, ma non era su League of Legends. Era Inter Pisa, finita 7-0 per l'Inter. Ecco, questo è stato abbastanza simile a quella partita. Sì. Era semplicemente una forza infinita contro un oggetto tutt'altro che inamovibile. Anzi, era molto movibile in questo caso. E Agorog sono a match point. Agorog vedono di fronte a loro la possibilità non solo di regalare alla propria regione la prima vittoria degli U-Masters, quindi un prestigio enorme, ma la possibilità di farlo con questo splendore. Davvero incredibile da parte loro, ma si vede la composizione, sta funzionando mostruosamente bene. Sono proprio i giocatori che, per quanto i Gamer Legion abbiano tutti quanti sinergici o tutti quanti che funzionano bene insieme, non sono un'unità come gli Agorog. Non è, non è lo stesso livello proprio. Non la stessa preparazione, sì. Si vede proprio che la preparazione ad affrontare il game è diversa e gli Agorog convincono sempre di più. Si vede che hanno di fronte a loro un obiettivo chiaro, che è la vittoria di tutto il torneo. E la partita di ieri era forse la più difficile per loro da affrontare. Penso che i Mousesports fossero, a livello di preparazione complessiva, il team in grado di mettere più bastoni tra le ruote degli Agorog. Gamer Legion, la creatività è divertente, ha un limite. Ovviamente. E lo stiamo vedendo di fronte a noi. Neanche quel Vel'Koz che, a mio parere, avrebbe potuto risollevare le sorti dei Gamer Legion. Anzi, non è andata neanche lontanamente vicino al Game 1. Questo è stato proprio il game di collasso dei Gamer Legion. L'idea ci poteva anche stare di provare a proporre Irelia midlane, perché hai visto Knight che ha snowballato ieri, hai visto Knight che sai, ti fidi di lui, è capace con Irelia. Qual è la soluzione di Agorog? Bene, camperiamolo per i primi 10 minuti, così che non esiste, non è mai esistita quell'Irelia. Easy peasy. E da lì in poi era una discesa facile per gli Agorog, era proprio un posso spegnere la macchina, non consumo benzina, tanto va avanti da sola. E questo è quanto per gli Agorog, che si affacciano alla vittoria con potenzialmente la prossima partita. Chissà. Per i Gamer Legion la vittoria è succube di un reverse sweep o nient'altro. È bella tosta. Signore e signori, noi adesso ci prendiamo una breve pausa e torneremo fra pochissimo con il terzo match.